Un saluto a tutti i telespettatori e ben ritrovati a Uomini di Dio, il programma dove conosciamo meglio i sacerdoti della nostra diocesi. Oggi è qui con noi Don Evandro Gherardi, parroco nell'unità pastorale di Brescello, Lentigione con Sorbolo Levante e Boretto. Benvenuto Don Evandro. Un cordiale saluto a te Elena e ai telespettatori di Telereggio. Allora, Don Evandro, partiamo subito parlando della tua vocazione, che può essere definita una vocazione adulta, perché in realtà tu nella tua giovinezza hai fatto tanto, hai lavorato addirittura in banca, qualcuno ci ha rivelato che hai lavorato anche in televisione, e poi cosa è successo a un certo punto? Beh, ho lavorato a Telereggio ma nell'amministrazione, quindi in un ruolo ben preciso, essendo io ragioniere, ho lavorato in banca e poi a 37 anni sono entrato in seminario. La vocazione c'era già da tempo, ma non mi sentivo mai all'altezza, mai pronto, quindi aspettavo sempre il miracolo nella mia conversione. Quando mi sono reso conto che avrei aspettato inutilmente, ho vinto i miei timori, anche quelli della mia famiglia, provenendo da una famiglia non credente, e a 37 anni sono diventato sacerdote, in seminario, a 43 anni sacerdote, e poi subito parroco. La tua famiglia di Bibbiano, quindi come ha preso questa tua decisione? Io in realtà sono nato a Cavriago, ma già dall'età di 2 anni ho sempre abitato a Bibbiano, una vocazione che c'è sempre stata fin da piccolo, questo richiamo lo sentivo molto forte da parte di Dio, poi appunto con i tentennamenti che dicevo prima mi sono impegnato in parrocchia con i ragazzi, insomma, facevo catechismo, animatore dell'oratorio, dello sport, e poi alla fine mi sono poi deciso e sono entrato in seminario, qualche difficoltà in famiglia, soprattutto da parte di mio padre, poi con la mediazione di mia madre, anche mio padre si è convinto, era contento, tant'è che quando sono diventato sacerdote, ecco, in chiesa Bibbiano c'era tutto il paese, anche quelli che in chiesa non ci mettevano mai i piedi, quindi è stato anche bello, positivo questo. Bene, e veniamo ora al tuo impegno attuale, il tuo incarico pastorale, quindi 3 parrocchie e un paese, quello di Brescello, che in realtà è famoso in tutto il mondo per la saga di Don Camillo e Peppone, come bene sappiamo. Questa eredità, questa storia, insomma, così nota e così importante anche per la nostra tradizione, le pesa o le piace e la rende orgoglioso? Innanzitutto io sono parroco di Brescello e Lentigione da 4 anni, di Boretto da solo 4 mesi. E sì, vivo in una realtà particolare, perché Brescello è noto in tutto il mondo appunto per la serie di film su Don Camillo e Peppone ispirate da Guareschi. È una responsabilità forte perché Brescello è sempre così all'attenzione dei mezzi di comunicazione, vengono da tutte le parti del mondo, si calcola circa che siano 70-80.000 turisti ogni anno, e una tappa importante di questo tour brescellese è la chiesa dove c'è il Crocifisso Don Camillo, e quindi quando anche io riesco li accolgo, faccio un po' da guida anche per rapportare poi la realtà di Don Camillo e Peppone al presente. Quindi è un impegno, ma anche, credo anche sia anche una gioia, perché credo che anche questo sia un modo di testimoniare l'essere cristiani oggi, anche riferimento a eventi culturali, come appunto essere i romanzi e i film di Don Camillo e Peppone, e anche per trasmettere anche in questo modo il Vangelo oggi. E Don Evandro, dici la verità, quando sei entrato per la prima volta nella chiesa di Brescello, hai provato a parlare con il Cristo di Don Camillo? Ma non solo la prima volta, anche successivamente. Io ci provo, quindi o il Cristo è sordo o sono io che non lo sento o che non vuol parlare con me. Non ci sono riuscito, anche se poi comunichiamo in maniera diversa, quindi il dialogo c'è. A proposito del Cristo parlante, abbiamo visto qualche anno fa che hai fatto un gesto che ha richiamato anche un po' l'attenzione della cronaca, ovvero hai portato questo Cristo parlante sulle rive del Po per scongiurare una piena. Volevo chiederti questa cosa, perché ultimamente abbiamo assistito ad alcuni fatti che sono, ahimè, stati riportati alla cronaca, dove abbiamo visto la potenza della natura che ha sopraffatto l'uomo e le comunità. Per cui ti volevo chiedere, ha ancora senso, è ancora attuale scongiurare certi eventi naturali, e la preghiera ha ancora posto in questi equilibri che a volte turbano la nostra quotidianità? Sì, il senso è proprio questo. Innanzitutto non era mai stata fatta la processione di portare il Crocifisso Parlante di Don Camillo sul Po, l'ho inaugurata io, prendendo proprio spunto dai romanzi e dai film, e ogni anno il terzo sabato di settembre facciamo questa processione, e la piena eccezionale del novembre 2014 è costata diciamo, una preghiera particolare. Sono addirittura entrato in acqua con il crocifisso, con i piedi, ecco, non è che abbia fatto il bagno, e proprio perché credo che è importante che l'uomo stia attento alla natura, la usi bene, non la sfrutti solo in maniera egoistica, però in situazioni di emergenza, come abbiamo verificato anche recentemente col terremoto, le nevicate, le valanghe, è importante adoperarsi, affrontare l'emergenza, aiutare le persone, ma credo che ci sia un ruolo altrettanto importante, se non ancora di più, che è quello della preghiera, quindi le processioni proprio hanno questo senso. Tra l'altro a Lentigione c'è anche la Madonna della Tempesta, e anche lì facciamo una processione in giugno proprio per proteggere i nostri territori dal maltempo. Non è un atto di superstizione, ma credo che sia un atto di fede in cui noi ci affidiamo a Dio, perché in questo ci dia una mano e ci faccia capire che il creato, Lui, ce lo dà per gestirlo bene. Restiamo ancora a Brescello e a una vicenda che purtroppo l'ha colpita l'anno scorso, quando il comune è stato sciolto per mafia. Senza ripercorrere tutte le dolorose vicende che avrai senz'altro vissuto anche tu come parte attiva di quella comunità, ti chiedo: da quali valori deve passare oggi nella società e nella Chiesa l'educazione alla legalità? Credo che sia importante, certo, abbiamo passato e stiamo ancora attraversando un momento difficile dal punto di vista sociale, politico, amministrativo a Brescello. Credo che il ruolo del parroco, come il ruolo poi della Chiesa più in generale, è quello proprio di proporre la legalità come un valore fondamentale, quindi la Chiesa deve difendere la legalità, deve darne anche testimonianza con atteggiamenti concreti, quindi le compromissioni col potere politico, economico, sono atti mafiosi anche questi, la Chiesa deve esserne esente, deve agire solo per il bene delle persone, interessato unicamente al bene comune e non essere influenzata da altri poteri, da altre forze esterne. E mi ricollego anche a un altro tuo incarico, perché ho saputo che lavori part-time all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, di cui sei presidente, dico bene? Sì, il terzo mandato, sono 13 anni che sono presidente dell'istituto che si preoccupa di mettere a reddito il patrimonio economico della gran parte della diocesi per appunto mantenere i sacerdoti, oltre a un'opera che credo sia fondamentale di assistenza, di aiuto ai sacerdoti perché possano avere una vita dignitosa anche dal punto di vista proprio anche economico. Ecco allora che lo credo come anche questo un servizio pastorale che faccio volentieri, me l'ha chiesto il Vescovo, data anche la mia esperienza appunto di bancario, ragioniere, quindi amministratore, e per mettere così a disposizione quei carismi che il Signore mi ha dato proprio per il bene dei sacerdoti. Credo che sia un'opera importantissima, fondamentale, e credo che la gente forse questo faccia un po' fatica a capirlo, ma è importante che ci sia un'autosufficienza economica dei sacerdoti per poter dare meglio di se stessi dal punto di vista pastorale. Bene. Sei stato molto chiaro. Veniamo adesso a parlare un po' di te, delle tue passioni che ancora adesso durante il tuo incarico ti accompagnano, e volevo farti questa domanda: se tu potessi incontrare un santo o una santa, ovviamente, chi vorresti incontrare? Ma sicuramente l'abbiamo anche festeggiato pochi giorni fa, San Giovanni Bosco. Io sono stato quasi salesiano, perché salivo salesiano, cooperatore salesiano, a Bibbiano ci sono le figlie di una conciliatrice con cui ho lavorato tanti anni insieme, e perché Don Bosco è stato capace proprio di essere vicino ai giovani, di condividere la loro vita, di difendere dal punto di vista anche qui economico, sociale, i primi contratti di apprendistato li ha fatti lui, e quindi imparare da lui oggi che è molto difficile come gestire bene, come essere efficaci nella pastorale giovanile. Tu sei anche uomo di sport, fotografo di eventi sportivi dal calcio al rugby, E da dove nasce questa passione e come riesce a portarla avanti in mezzo a tutto quello che abbiamo detto? Beh, come si vede dal mio fisico sono più uno sportivo passivo, ecco, da divano, ma no, seguo le squadre, attualmente le squadre della mia parrocchia, non tanto quelle che sono legate all'oratorio, che già insomma incontro, ma diciamo le società sportive che non sono legate direttamente ai nostri ambienti. Questo mi permette di contattare tante persone. Anche qui lo vivo, anche se con fatica, come un momento pastorale importante dove tu entri in contatto con dirigenti, tecnici, giocatori che altrimenti non vedresti mai, non incontreresti mai, e a volte nasce proprio un rapporto, una relazione, un dialogo, che a volte poi si prolunga anche dopo, quindi non è la prima volta che sposo questi ragazzi, battezzo i bambini, e in certi momenti di vita, soprattutto di fatica, di dolore, mi coinvolgono, chiedono a me anche un consiglio e condividiamo anche questi momenti. Questo lo vedo, quindi vivere così il legame con lo sport come un momento altrettanto importante dal punto di vista pastorale. Hai mai pensato di diventare un cappellano di una squadra di Serie A? E se sì, quale? Ma io sono juventino, però sarebbe anche molto impegnativo e scomodo. No, tengo qualche legame sempre con la Reggiana, quindi quello che posso fare in termini di tempo e di energia, ecco, volentieri, ecco, lo metto a disposizione quando mi vengo chiamato. Ad esempio in settembre sono andato a benedire la Reggiana, perché era un po' di tempo che perdeva, poi dopo ha vinto anche diverse partite, quindi insomma, però ecco, sempre con un taglio, non, ripeto, non così, ma di aiuto, ecco, di sostegno, di dare testimonianza, anche e soprattutto nello sport, dove ce n'è tanto bisogno oggi, quindi non tanto come un evento di superstizione, ma proprio di un modo oggi di incidere nella società anche attraverso lo sport, e credo che un sacerdote questo possa essere di aiuto. Leggo anche che un'altra tua passione sono i viaggi e i pellegrinaggi. Hai qualche viaggio in previsione per il 2017? Ma li ho ridotti molto con le nuove parrocchie, perché ci sono già dei gruppi che fanno pellegrinaggio, in particolare a Medjugorje, quindi qualcosina facciamo, ma molto poco. L'anno scorso siamo andati a Roma per il Giubileo, per quest'anno ancora niente in programma, vedremo un po'. Va bene. Allora io ti ringrazio per essere stato con noi e per averci parlato di te e delle tue parrocchie, che salutiamo, e a proposito, se vuoi approfittare di questo momento per salutare i tuoi parrocchiani. Beh certo, saluto i miei parrocchiani, saluto tutti i miei ex parrocchiani, questa è la mia terza esperienza come sacerdote, come parrocchia e unità pastorali. Vogliamo dirle, Don Evandro, le tue parrocchie? Allora, la mia prima fu Fosdonde Canolo di Correggio, 8 anni, poi sono passato al Buon Pastore qui in Città Reggio per 6 anni, e appunto da 4 sono a Brescello e Lentigione, e da qualche mese anche a Boretto, quindi saluto tutti gli amici anche di Bibbiano, saluto quelli che mi conoscono, e chiedo, come così immodestamente, come fa il Papa, una preghiera, perché oggi credo che per un sacerdote sia importante avere proprio il sostegno spirituale e anche umano. Bene, allora anche noi ci uniamo a questi saluti, a tutto questo tuo gregge che si via via aumentando, toccando persino gli stadi della nostra città. E ti ringraziamo per essere stato con noi, vi diamo l'appuntamento la prossima settimana con un'altra puntata di Uomini di Dio, e grazie per essere stati con noi e arrivederci. Grazie a voi per l'ospitalità e l'ascolto.